diciamo, non in ordine di tempo. L'ultimo che presento è un'altra cosa della quale vado molto fiera per questa edizione da tre. Io ringrazio Emanuele Di Leo, che è qui in seconda fila, presidente di Step Past Onlus, per averci aiutato a ottenere questo obiettivo. L'ultimo premio lo diamo a Thomas Evans. Thomas Evans è il padre di Alfie Evans, cioè di quel bambino la cui vicenda è diventata molto famosa a livello internazionale, che contro il malato di una malattia molto grave, al quale i medici hanno voluto staccare la spina, lasciarlo morire contro il parere dei suoi genitori. Quando la vicenda di Alfie Evans esplose, noi ci siamo interessati. Come ricorderete, il governo di allora diede la cittadinanza ad Alfie Evans per cercare di aiutare i genitori a portarlo all'ospedale pediatrico al Bambino Gesù, che si era detto disponibile a dare una mano, ci sono delle cure sperimentali per quella malattia. Io chiesi all'allora ministro Alfano di dare questa cittadinanza ad Alfie Evans, riuscimmo a rendere Alfie cittadino italiano, purtroppo non riuscimmo a trasferirlo in Italia, Alfie morì prima che questo fosse possibile. La sua storia è una storia chiaramente molto commovente per la battaglia dei suoi genitori, per la sua vicenda personale, ma anche un grande insegnamento sul nostro tempo. È una grande battaglia di civiltà. Vedete, io continuo a non capire la ragione per la quale, quando il padre di Eguana in Claro diceva che spettava a un genitore decidere cosa fosse meglio per i suoi figli, tutti si sono schierati con il padre di Eguana in Claro, e quando invece è arrivata la vicenda di Alfie Evans, ma i genitori in quel caso volevano ottenere la spina attaccata, nessuno si è schierato con i genitori di Alfie Evans, come se alla fine vincesse sempre e solo chi vuole la morte e mai chi vuole la vita. È un grande tema, sono davvero molto molto onorata. Tra l'altro Thomas Evans e sua moglie sono appena diventati genitori di nuovo, e quindi insomma sarà anche la nostra occasione per felicitarci con loro. Queste le questioni.